il presepio dei cent'anni, dove bravissimo Ascheri con i suoi collaboratori, l'Istituto d'Arte, che hanno fatto i pannelli e questi simboli dei nostri 11 ex comuni. Il simbolo poi è la chiesa, perché la chiesa è il punto della comunità dove ci si riunisce. Questi simboli, fatti molto bene come avete visto, danno la sensazione di poter essere uniti attraverso un ponte, e quello è il plastico del ponte che sarà realizzato alla foce del torrente Impero. Quindi il ponte che unisce gli 11 ex comuni nell'occasione del centenario della città di Imperia. Ci è sembrato un modo per unirlo con il Babbo Natale, con le letterine dei bambini, per stare insieme a loro, anche con l'annullo filatelico che ricorda i 100 anni di questa città. L'augurio è di sperare in tempi migliori, di riuscire a difendere le situazioni complicate che ci sono, che finiscano le guerre, in particolare quelle che in questo momento ci sono più vicine, quella fra Israele e i palestinesi di Gaza, quella con l'Ucraina e la Russia, che si possa traguardare un anno che possa, avendo più pace, dare più speranza per il futuro a tutti noi e in particolare ai giovani. Ora benedico il presepe, ma in realtà è il presepe che benedice noi, nel senso che è da quella casa, da quella famiglia che scaturisce, che si sprigiona la benedizione sulle nostre vite. Presepe del centenario, perché quest'anno abbiamo costruito un presepe in cui all'interno ci abbiamo messo la vita della nostra città, la composizione che rappresenta praticamente tutti gli ex comuni che sono confluiti nella nostra città Imperia. E abbiamo avuto il supporto dei artisti, tra i quali il nostro caro Giuseppe Ascheri, che lavora veramente veramente bene, che ha fatto le due basiliche. Poi abbiamo quelli dell'Istituto d'Arte, che hanno fatto i pannelli e di arte figurative, e poi i pannelli di sotto invece, che rappresentano sempre i vecchi comuni, sono fatti dalla sezione architettura, sempre tutto del liceo artistico di Imperia. Devo dire che il risultato è veramente veramente buono. Abbiamo avuto anche l'aiuto e la guida dalla parte spirituale del nostro parroco Don Lucio Fabris e del nostro Luigi Ridolfi, che ci ha dato anche tutte le statue. Abbiamo poi contribuito a mettere una spiegazione, perché proprio quest'anno sono 800 anni da quando è stato ideato il presepe lì a Greggio da San Francesco. Poi ci abbiamo messo anche la figura di San Leonardo, che è il patrono della città, e anche San Leonardo quest'anno festeggia i 100 anni che è stato fatto patrono alle missioni proprio quest'anno. Giuseppe Ascheri, dire presepista che è limitativo, questi sono dei capolavori. Beh, insomma, io ringrazio, capolavoro è una parola grossa, diciamo che sono lavori fatti con accuratezza, cercando di rispettare il più possibile la realtà che si presenta. In questo caso abbiamo le due basiliche
quella di Porto Maurizio e quella di Oneglia, e in mezzo c'è la statua di San Leonardo. Questa realizzazione riprende un bassorilievo che esiste di fianco alla porta della casa natale di San Leonardo al Parasio, dove c'è questo, in questo bassorilievo ci sono le due facciate delle basiliche e la statua del santo in mezzo, quando è stato proclamato patrono unico della città. E qui più o meno ho ripreso questo concetto che dà l'idea anche dell'unificazione della città. Quanto ha lavorato per fare il Duomo di Porto Maurizio e la Basilica di Oneglia? È all'incirca 6 mesi, diciamo un 3 mesi l'uno, più o meno, poi non saranno 6, saranno 5, ma insomma più o meno il tempo è quello lì. E certo ci vuole del tempo perché bisogna curare i particolari, e se si vogliono rispettosi della realtà bisogna dedicarsi con attenzione.